straordinario interrogarsi sempre sull'influenza che anche sul mondo contemporaneo ha la grande lezione dei viennesi e del periodo della secessione e tutto quel mondo che da Freud a Schoenberg ha espresso una potenza evocativa, simbolica, densa di significati e di contenuti che tuttora esercitano appunto una grande influenza sull'età contemporanea. Testimonianza di quel mondo è il concerto che stiamo per ascoltare con capolavori come la Passacaglia di Anton Webern. Anton Webern, uno dei due allievi di Arno Schoenberg, dei due più famosi, Alban Berg e Anton Webern, in una sua opera diciamo di debutto, non ancora dodecafonica, senza quelle intuizioni straordinarie del Webern maturo, ma che testimonia una padronanza del mestiere che fa di questa Passacaglia, costruita secondo l'antica forma barocca, cioè un tema affidato al basso e poi ripetuto periodicamente, sul quale si costruiscono delle variazioni, ebbene, su questa antica forma, resa celebre, ad esempio, da pagine indimenticabili di Bach, Webern costruisce una sorta di saggio, di magistero contrappuntistico, legato certamente a quel mondo che nel frattempo con Schoenberg e Berg cercava di approfondire e quindi anche di superare, attraversando le soglie della tonalità. A quel mondo fa anche riferimento Alexander Zemlinsky, che era considerato uno dei grandissimi compositori, anche Adorno lo annetteva nel novero del Gotha dei compositori della scuola viennese, insieme appunto a Schoenberg, Berg e Webern. Zemlinsky, che ha avuto i contatti stretti con questi compositori, a volte come insegnante, a volte come modello, a volte come punto di riferimento, certamente godeva di una maggiore popolarità nelle sale da concerto fino a qualche tempo fa, anche se il suo eclettismo in qualche modo lo ha penalizzato. Non eclettici però sono i due salmi, il numero 23, opera 14, e il salmo 13, opera 24, per coro e orchestra, che ascoltiamo in questo concerto con il coro diretto da Ciro Visco, al coro dell'Accademia di Santa Cecilia. I testi sacri dall'ebreo Zemlinsky sono interpretati con una coerenza legata soprattutto al contenuto delle parole. Zemlinsky tratteggia opere di un'eleganza, di una bellezza straordinaria che ci restituiscono intatta quella bellezza che lui vuole evocare attraverso il testo sacro. Giusto coronamento di questo concerto è uno dei poemi sinfonici più eseguiti di Richard Strauss, Vita d'eroe. Beh, qui per Strauss l'eroe è egli stesso, in qualche modo è un racconto autobiografico. La vita di questo eroe è la vita di un personaggio che attraversa le età, le varie fasi della sua esistenza, le speranze, i crucci, la lotta contro i nemici, in questo caso musicali, si riconoscono persino a orecchio questi nemici, attraverso un racconto che sì, da un lato ha anche un aspetto ironico, ma soprattutto una grande amarezza, l'amarezza di quel mondo a cui Strauss credeva profondamente, ma che in qualche maniera gli si stava disfacendo sotto le mani. La guerra, un'idea di Germania che tramontava, illusioni che stavano rivelando la loro vacuità. Beh, insomma, tutto questo disfacimento è raccontato da Strauss straordinariamente in una partitura di grande virtuosismo orchestrale e tutto questo è interpretato da Orozco Estrada, che è un direttore giovane tra i più affermati e che l'Accademia di Santa Cecilia ha la fortuna di ospitare già da qualche anno con grande successo di pubblico e di critica, come usa dirsi.